Il percorso si trova all'interno del sentiero CAI 602 Porta Castellammare Trechese, che dal quartiere spagnolo scende lungo il versante dei Runzi per arrivare alle chiese rupestri di Sant'Ippolito, Santa Maddalena e Santa Maria Maggiore. Una passeggiata davvero unica, con suggestivi panorami sul Lago Ericino e Monte Cofano, dove in alcuni periodi dell'anno è possibile ammirare le orchidee, affascinanti fiori naturalizzati sul posto. L'iniziativa è promossa dal Lions Club di Trapani col coordinamento del dottor Salvatore Denaro. Il Club Service, nell'anno del centenario dell'associazione, ha voluto sponsorizzare questo progetto consegnando al sindaco di Erice Giacomo Tranchida una serie di pannelli situati lungo il percorso, dotati anche di un'app, il QR Code, che permette di accedere attraverso uno smartphone ad una photogallery e a delle schede sulle evidenze storiche e naturalistiche delle orchidee che nascono e crescono in maniera spontanea lungo questo suggestivo sentiero. Dopo la presentazione dell'iniziativa al quartiere spagnolo ci sarà un'escursione aperta a tutti, a cui parteciperanno i soci del Lions e del CAI, che nei mesi scorsi ha attivato un presidio ad Erice con l'obiettivo di valorizzare i sentieri della montagna e di tutto l'agro. La passeggiata partirà subito dopo la presentazione del progetto. Dal quartiere spagnolo si scenderà lungo il sentiero di Porta Castellammare, passando da ciò che resta dell'antico varco alla zona dei Runzi, ad arrivare fino alla chiesa di Sant'Ippolito. Uno dei tanti percorsi che si snoda lungo i vari versanti del monte, che offre davvero tantissimi spunti per delle passeggiate nella natura tra cielo e mare, con panorami mozzafiato, passando in autentiche oasi ambientali. Purtroppo le poche rimaste dopo le devastazioni che si sono susseguite negli anni. Un patrimonio, per certi aspetti, tutto da scoprire e valorizzare, che rappresenta sicuramente una carta tutta da giocare per il futuro di Erice.